Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi match day ad un orario diverso dal solito, perché la Juventus gioca alle ore 12:30 e quindi avremo una domenica in cui il pranzo non sarà proprio il centro della domenica, perché il centro della domenica sarà appunto la partita, una partita in cui non ci sono mezze misure, bisogna vincere, punto, stop, e farlo. Bisogna farlo, perché è un po' di tempo che siamo qui a dire che bisogna vincere e i risultati non arrivano. 5 partite senza vittoria per la Juventus sarebbe devastante, a maggior ragione perché si sono affrontate intera parte delle formazioni di basso livello. E mi preoccupa vedere la classifica di Serie A dopo la sconfitta dell'Udinese contro il Genoa, perché appunto Udinese e Frosinone sono entrambe a quota 23 punti nei bassi fondi della classifica, quelle squadre che lottano per non essere risucchiate all'interno di una lotta retrocessione che vede il Sassuolo seriamente preoccupato e che va a cambiare anche Dionisi in panchina. E quindi se penso a quella che è stata la prestazione, anzi la partita, anzi il risultato dell'Udinese di qualche settimana fa a Torino, e pensando che abbiamo perso anche, anzi abbiamo pareggiato, abbiamo perso 2 punti contro l'Hellas Verona, vedendo anche l'Empoli, insomma, aumentano i rimpianti, c'è poco da fare e bisognerà essere, non so se dire bravi, a questo punto dico bravi, anche se la Juventus non sarà brava a battere il Frosinone in casa. La Juventus fa semplicemente il suo dovere se batte il Frosinone in casa, ma in questo momento bisognerà essere bravi a riuscire a battere il Frosinone in casa e ritrovare i 3 punti, perché il momento è talmente delicato che è necessario ripartire dai piccoli passi. È un po' come quando si fa un'operazione. Mi viene in mente l'operazione al ginocchio di Chiesa. E per ritornare a correre ha dovuto fare dei piccoli passi. L'abbiamo visto il All or Nothing. Abbiamo visto. È così. E la Juventus oggi non sa correre, quindi deve ricominciare a camminare. Non so neanche se ha senso stare qui a parlare di quella che potrebbe essere la probabile formazione della Juve. Ieri Allegri in conferenza stampa ce l'ha confermato. Non è un problema di moduli. Semplicemente bisogna fare più gol e segnarne, fare più gol e subirne di meno. Ecco, questo è il segreto, non è un discorso di moduli. Scherzi a parte, perché qualcuno mi ha fatto notare che la conferenza stampa non è stato un contenuto di livello, ma ne sono consapevole, vi chiedo scusa. Però in questo momento sono talmente tanto rassegnato dal campo e dall'extracampo che poi faccio fatica a sorridere davanti alla telecamera. Secondo me in questo momento non c'è niente da sorridere, e finché non vedrò i segnali per tornare a essere tranquilli o perlomeno a non essere così abbattuti, difficilmente riuscirò a esprimere una sensazione, un'espressione o a generare un'emozione diversa da quella che vedete in video. Ecco, io solitamente faccio fatica a far trasparire uno stato d'animo che non provo. Non ci riesco, più forte di me, quindi vi chiedo scusa se la conferenza stampa pre-Juventus Frosinone non è stata all'altezza di quelle che potevano essere le vostre aspettative. Sono consapevole del fatto che non è stato un contenuto di alto livello, però ribadisco, non è un discorso a questo punto neanche di formazione, neanche di uomini, ma la Juventus dovrebbe scendere in campo ancora una volta confermando il 3-5-2. Mi dispiace che non venga messo in dubbio almeno questa cosa, mi dispiace che non si voglia cercare di ripartire da un pensiero anche un po' più spregiudicato. Perché in questo momento non c'è niente da difendere, c'è il Bologna a 6 punti, bisogna soltanto fare dei punti, e più giocatori forti metti dentro e meglio è, perché questo poi è il credo tattico di Allegri, e sono i giocatori che vengono alle partite, sono i giocatori che risolvano i match, sono i giocatori che ti portano punti, e secondo me è un delitto per la Juventus in questo momento non ripartire da Chiesa, Vlahovic e Yildiz, a seconda di quelle che sono le condizioni dei ragazzi. Però la Juve dovrebbe schierarsi appunto con un 3-5-2 con Szczęsny in porta. Confermato ovviamente Szczęsny in porta, Rugani sul centro sinistra, Gatti sul centro destra e Bremer che rientra al centro della difesa dopo la squalifica, con Alexandro destinato a partire dalla panchina dopo una settimana nella quale non è stato nemmeno troppo bene. A sinistra torna Kostić, a destra Cambiaso, al centro i titolari Locatelli, Rabiot e McKennie. Doveva esserci spazio per Alcaraz, però le ultime indicazioni, almeno quelle della notte, della sera tra sabato e domenica, danno ancora una volta McKennie sul centrodestra e non sulla corsia di destra, come si era chiacchierato invece nella giornata di sabato. E davanti Vlahovic, anche se diffidato, uno tra Chiesa e Yildiz, forse più Yildiz che Chiesa, ma ripeto, non è nemmeno un discorso di uomini, non è questo il punto, anche se ribadisco, io li metterei tutti e tre,
quei tre lì. E forse ragionerei anche su Alcaraz, anche se secondo me Alcaraz è un po' la variabile impazzita, quel giocatore che ti dà quel qualcosa in più quando ne hai bisogno. E quindi, dato che hai aggiunto comunque qualità con un innesto come Alcaraz, si può osare forse un po' di più a partire nei titolari, perché comunque la possibilità di svoltare la partita tra Alcaraz, Milik, Yildiz, Ealing, insomma, dove di opzioni ce ne sono. Questa è un po' la mia lettura. Però volevo parlare insieme a voi di due argomenti. Uno l'ho trattato all'interno dell'ultimo articolo che ho scritto e vi invito ad andarlo a trovare. Ve l'ho pubblicato nel canale di Telegram, di Instagram, scusatemi, il mio canale di Instagram dove pubblico tutti gli articoli. L'ho postato su Twitter e trovate anche comunque qui sotto in descrizione tutti i link per raggiungere appunto gli articoli. Un articolo nel quale mi domandavo quale potesse essere effettivamente l'obiettivo chiesto ad Allegri, ma dal punto di vista della dirigenza della Juve. Vado a fare una sorta di panoramica che parte da lontano, parte dall'estate 2021, dove Andrea Agnelli poi decide di ricambiare Massimiliano Allegri in panchina. Perché parte tutto da lì, secondo me. Parte tutto da lì, la conclusione è che voglio dare fiducia a questa nuova dirigenza che si è formata. Ma perché dico che parte tutto da lì? Perché poi quella richiesta lì è quella che ti fa partire la narrazione. Abbiamo parlato di obiettivi ieri, mi è anche un po' scesa la catena, devo dire la verità, ascoltando quella che è stata la conferenza stampa di Allegri. Però il discorso è legato a quelli che erano gli obiettivi anche all'epoca. Quello che è stato chiesto ad Allegri quando è tornato, quello che è stato chiesto ad Allegri con la nuova dirigenza, insomma, quelli che sono gli obiettivi che la Juventus si aspetta. Però non bisogna ragionare in maniera fredda, secondo me. Vi spiego anche il perché. Ricordate qual era la grande discussione nell'Allegri 1.0? Quando la Juventus vinceva, quando la Juventus aveva una rosa sicuramente di maggior livello e quando Allegri portava a casa dei titoli, dei trofei. La discussione era sul gioco, sulla prestazione. È meglio giocare bene e vincere o giocare male e perdere? Come se una cosa fosse correlata all'altra, no? Come se giocando bene non si vince e giocando male invece si vince sempre. Due cose che non hanno un rapporto tra di loro, non c'è correlazione tra le due, ma erano diventati dei veri e propri mantra. La discussione si era completamente annullata, era diventato qualcosa di vuoto, una sorta davvero di guscio vuoto in cui si andava ad annullare tutta la discussione. Perché se si vinceva, se si perdeva, però anche se giochi bene poi perdi. Era diventato tutta quella roba lì. Poi io sono del partito che preferisco sempre vincere. E secondo me chi vince gioca bene. Cioè se tu riesci a vincere, è sicuramente perché sei riuscito a fare qualcosa di positivo. E credo che non sia una coincidenza che la Juventus in questi anni non abbia vinto niente. Penso che passi da queste cose qui. Ma questi sono altri discorsi. Quali sono invece le discussioni di oggi? Perché abbiamo un'altra discussione, altri due estremi, altri due concetti estremizzati che magari nulla hanno a che spartire uno con l'altro. E cioè gli obiettivi, e cioè i posizionamenti. Perché se prima era primo posto ma giocando male, piuttosto che secondo posto ma giocando bene, oggi è arrivare in Champions League, quindi arrivare all'interno di un range. Poi quest'anno probabilmente gli italiani ce ne andranno 5 in Champions, anche arrivando al quinto posto. Poi si parla anche di 6-7 squadre in Champions, che sarebbe una follia per me, perché la Coppa dei Campioni, la Champions League, già il fatto che ce ne siano 3 o 4 è tanto, figuriamoci 5, 6 o 7, ma anche qui sono discorsi a parte. Ben venga il maggior numero di squadre italiane in Coppa, però su 20 squadre, pensare che 7 possano andare in Champions per me è una follia. Anche 5 è un numero già altissimo perché si parla di un quarto di campionato. Ma al di là di questo, l'obiettivo è entrare in Champions. Che sia primo, secondo, terzo o quarto, o quinto. Ma cambia. Cioè, perdonatemi, ma cambia anche solo banalmente. Vi faccio un esempio: togliamo il primo posto, perché il primo posto poi vince lo scudetto, e per me non è nemmeno l'obiettivo della Juve. Cioè, sarei un ipocrita a mettermi qui a dire no, la Juve deve vincere lo scudetto. È da quest'estate che vi dico che per me l'obiettivo della Juve non è vincere lo scudetto, ma di fare un bel campionato senza coppe, di onorare la Serie A fino all'ultima giornata, cosa che era accaduta fino ad Empoli. Poi è scoppiato qualcosa, e ora bisogna essere bravi a riprenderla, perché se si prendono gli elogi e i meriti tutti, Allegri, i giocatori, la dirigenza, quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male, è giusto prendersi i non bravi, perché sennò c'è incoerenza, semplicemente, perché sennò si sta difendendo semplicemente una propria idea. La Juventus non sta onorando questo campionato, non lo sta facendo. Quindi togliamo il primo posto, ma mettiamoci il secondo, il terzo e il quarto, e buttiamoci dentro anche il quinto, perché molto probabilmente ci saranno 5 italiani in Coppa dei Campioni. Ma è la stessa cosa arrivare secondo, i terzi, i quarti e i quinti? Per me no, ma anche solo banalmente per quello che è lo spirito dello sport.
Secondo voi uno che arriva secondo o terzo alle Olimpiadi vince la medaglia d'argento o quella di bronzo? Ma è più contento quello che vince la medaglia d'argento piuttosto che quella di bronzo. Poi stiamo estremizzando anche qui il concetto, ma è per farvelo capire. Un altro esempio che vi posso fare è che comunque chi arriva secondo in campionato partecipa alla Supercoppa l'anno prossimo, dato che c'è questo nuovo format di la prima e la seconda del campionato e la prima e la seconda della Coppa Italia. Non ci interessa sbloccare la possibilità di andare a fare un'altra competizione, poter vincere un altro trofeo, un'altra coppa, magari anche prendendo dei soldi da altri paesi come è successo quest'anno che si è disputato in Arabia. Sono cose che non ci interessano, va bene, non ci interesserà neanche questo. Ma banalmente, la Juve. In questo momento, che è al secondo posto, col Milan dietro, vicino, sì, ma è dietro. E poi l'Atalanta, il Bologna, la Roma, la Lazio, la Fiorentina e chi più ne ha più ne metta, il Napoli dietro di noi. Ma secondo voi, se la Juve, da adesso in avanti, vince 3 partite nelle prossime 13, o 4 partite nelle prossime 13, quindi comunque arriva in Champions, ma è la stessa cosa? Perché io voglio ancora esaltarmi, voglio ancora emozionarmi, voglio ancora far battere il cuore. Se oggi alle ore 12:30 ci metteremo anche magari a privarci di quel momento insieme ai nostri cari del pranzo della domenica per guardare Juventus Frosinone, deve esserci qualcosa in più. Perché non può essere la stessa cosa vincere e perdere col Frosinone o pareggiare, vincere e perdere o pareggiare col Frosinone, perché tanto poi alla fine l'importante è arrivare in Champions. Ma non può essere questo. Questo va completamente al di fuori di quello che è il concetto di sport. Per quelli che scendono in campo, i giocatori, per quelli che allenano, gli allenatori, per quelli che gestiscono, i dirigenti, e per quelli che tifano, i tifosi. Tifoso va allo stadio nelle ultime 4 partite, no? Fatto 2 punti la Juventus. È la stessa cosa per il tifoso che paga il biglietto, paga la benzina, paga l'autostrada, paga il parcheggio, paga il panino, investe tempo, spende soldi e magari rinuncia anche a qualcos'altro, perché tanto poi alla fine l'importante è arrivare in Champions. Tanto comunque arrivi in Champions, beh allora arriviamo quinti. Cioè non può essere la stessa cosa. È una mancanza di rispetto allo sport, ai tifosi, ai dirigenti, agli allenatori e ai giocatori. Questo tipo di narrazione che è andata completamente a sostituire invece quella narrazione legata al giocare bene e vincere o giocare male e vincere o giocare bene e perdere. Anche lì non c'era correlazione. Non c'era correlazione. Così come non c'è correlazione nell'onorare un campionato o giocarselo fino alla fine e l'arrivare in Champions. Anche se arrivi secondo all'ultima giornata perdendo lo scontro diretto arrivi in Champions, anche se arrivi quinto quest'anno arrivi in Champions, se sei indeciso tra il quinto e il sesto posto, poi arrivi quinto, arrivi in Champions, ha lo stesso valore di quella squadra che fino all'ultima giornata magari si è giocata alla prima o alla seconda posizione, ma per me no, per me no. Il Milan e l'Atalanta nell'ultima giornata o l'Inter che era già campione d'Italia. Quando la Juventus andava a giocare a Bologna, doveva aspettare il risultato del Napoli col Verona. Ma era la stessa roba della Juve che all'ultimo respiro arriva, anche se Milan e Atalanta erano il più che altro il Milan era immischiato rispetto all'Inter, oppure no, era un'altra roba. Cioè, non bisogna dar per scontate queste cose nello sport. Cioè, questo è un discorso che va al di fuori di Allegri, va al di fuori di quello che uno può pensare dell'allenatore. Bisogna cambiarlo, bisogna tenerlo, bisogna rinnovarlo, bisogna esonerarlo, non c'entra niente. Però far passare il concetto che l'unica cosa che conta poi alla fine è arrivare in Champions, ma non è vero. Ma non è vero. Quello è una cosa dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'appeal, dal punto di vista del giocare determinate partite e far magari un mercato diverso, far migliorare determinati giocatori, ma non può essere la stessa cosa ai fini della singola partita, ai fini dell'emozione che si prova banalmente a vivere una partita o fare un pre-partita, essere qui a dirci: oh ragazzi, però alle 12:30 giochiamo col Frosinone e bisogna vincerla e bisogna fare determinate cose, bisogna tornare alla vittoria. Non può essere la stessa cosa. Cioè, non può e non potrà mai essere la stessa cosa. Cerchiamo di allargarla questa veduta, perché sennò siamo focalizzati all'interno di qualcosa che non è sport ed è solamente gestione aziendale di un'impresa sportiva. Che non è roba da tifosi, non è roba da giocatori, non è roba da allenatori, è roba da dirigenti e anche alla lontana, comunque. Perché poi il dirigente deve comunque sempre mantenere un'idea sportiva, e l'idea sportiva è proprio quella che si discosta semplicemente dall'obiettivo.
e anche come ci arrivi all'obiettivo, in quali situazioni, in quali condizioni, con quali presupposti, con quali spese anche se vogliamo. Perché se guardiamo l'aspetto economico del dover arrivare in Champions, dobbiamo anche considerare quanto ci è costato, no, farlo. Perché se ci arriva il Bologna che ha spese X e ci arriva la Juve che ha spese X per 10, allora non è la stessa cosa. Se tanto dobbiamo guardare soltanto l'obiettivo economico, perché la Champions dal punto di vista economico, ok, allora forse si poteva fare anche in un altro modo. Considerazioni sparse, l'unica cosa che conta oggi sono i 3 punti e bisogna farli, perché oggi non penso che sia in discussione l'arrivare in Champions. Ma se iniziamo a bucare la quinta partita consecutiva, ragazzi, diventa un bel problema. A maggior ragione perché Empoli, Udinese e Hellas Verona le abbiamo già affrontate. Il Frosinone è un'altra squadra abbordabilissima, e ce lo dice la classifica, perché poi iniziano le partite toste, eh. E tra l'altro un'occhiata a Napoli, Atalanta, Lazio, Genoa, che è una bestia nera, eh. La Genoa quest'anno sta facendo un signor campionato, poi è ovvio che a Genova è un conto, in casa un altro, casa nostra. Però attenzione perché Napoli, Atalanta e Lazio sono partite toste, poi arriva la Coppa Italia. E in questo momento andarsi a giocare la Coppa Italia, secondo me, è sinonimo di eliminazione per quella che è la Juve di oggi. Quindi per arrivare a avere un certo tipo di sicurezza per giocare una partita del genere, bisogna migliorare già a partire da oggi. Juventus Frosinone 12:30.